Cuore di Cipria, ciao bella gente, buongiorno, oddio sembrava un po' buon, good morning Vietnam, lasciamo stare perché è un argomento, quello che mi prende sempre tantissimo, non naturalmente il film ma l'attore Robin Williams, mi tocca sempre tantissimo, oh, mamma mia, chi se ne importa, Cuore di Cipria è sempre presa dalle emozioni, Cuore di Cipria, ah, santa pazienza, parlo troppo, parlo troppo veloce, come mi dicono molte persone, tra cui una persona molto cara che mi dice sempre: parla piano, ma io sono così, io parlo veloce, così posso dire più cose in un video. Allora, oggi parliamo dei miei preferiti del periodo con due acquisti che spero diventino. No, uno è già un mio preferito, l'altro ha ancora attaccata la targhetta. Comunque, partiamo. I miei preferiti del periodo. Allora, sono andata da Sephora, 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 come volete chiamarla, e sono andata a riacquistare la mini size del Better Than Sex. Non ho preso quello waterproof perché preferisco questo. Non ho un gran rapporto con i waterproof. Perché ho ripreso la mini taglia, non mini taglia come la mini taglia in parco, la mini taglia. Perché ho preso la mini taglia? Ho preso la mini taglia perché tu ipotetica mia amica che mi stai guardando dici potevi, dopo che l'hai comprata una prima e una seconda, potevi prendere la taglia normale. E no, perché io questa non la apro finché non vado in ferie ed è comodissima da portare in giro. E quindi mi sono trovata benissimo e anche il mascara che ho su in questo momento mi piace un sacco l'effetto che mi dà agli occhi e quindi nessun problema, io me lo sono ricomprata anche perché avevo un forte sconto perché è il mese del mio compleanno. Poi, sempre perché è il mese del mio compleanno, mi hanno regalato delle maschere, ma io me ne ero già comprata una. Allora, una è una maschera viso bellissima che ho già provato, è quella al collagene della Too Cool for School, questa che conoscerete tutti. L'ho già fatta una volta, ragazzi, la sera avevo un viso fantastico, veramente fantastico. Scusate, avevo un po' di problemi di camera. Fantastico, quindi me la sono ripresa. Adesso forse la sera del mio compleanno metterò su questa maschera. E poi devo ammettere che tra i miei preferiti ci sono le maschere patch occhi. Le maschere viso me ne hanno regalata una, ma le maschere viso leggermente meno, mi piacciono tantissimo. Sono più adatte secondo me delle pelli un pochino più corpose. I patch occhi secondo me sono corpose in senso un pochino meno secche, questo volevo dire. I patch occhi mi piacciono tanto, mi rendono il viso più disteso, quindi questa volta ho provato quello a lici, ragazzi, e da luce, speriamo perché tanto le occhiaie si vedono sempre, mi piace un sacco. Poi, tra i miei preferiti del periodo, c'è cioè, sicuramente, stavo cercando prima la marca, questa crema alla calendula 35, completamente biologica, che mi hanno dato in parafarmacia quando ho detto che alla mia bimba, quando pungono le zanzare, non vengono le normali botte, vengono dei ponfi che si uniscono tra di loro e la bambina soffre da morire. Allora, lo so che tutti soffriamo per le morsicature di zanzara. Mi sa che questa bambina con la pelle ha. Mi volevo far saltare Liz. Ciao Liz! Basta. Ho sempre questo giochetto che reputo sia molto spiritoso, ma forse non lo è. Insomma, mi hanno detto che questa crema alla calendula. E in realtà non sarebbe per le morsicature, ma è un gel crema per esattamente, non c'è scritto, modo d'uso, per uso cutaneo, applicare la crema sulla parte da trattare con un massaggio. La parafarmacista di cui mi fido, perché è una persona da cui vado da anni e mi ha sempre consigliato benissimo, me l'ha consigliata ed effettivamente già alla seconda morsicaturona siamo già alla seconda morsicaturona nonostante spargo la bambina di questo apposito anti-zanzare che non mi piace tanto, non l'ho messo nei preferiti perché ha una puzza terribile, però funzionicchia, perché in teoria è adatto ai bambini e appunto non ha nessuna cosa non naturale. Insomma. Questa crema ha funzionato, oltretutto di notte addirittura la mia papà si sveglia e mi dice mi prude, la metto immediatamente a questo effetto calmante, quindi questa è un'ottima crema, l'ho messa anche su una mia morsicatura perché ho un bozzo qui, perché mi ha morsicato una zanzara di notte, io alle zanzariere non capisco cosa è successo quest'anno e niente, mi sono trovata benissimo, Calendula 35 crema, marca non la capisco ragazzi, se riuscite a capirla voi. Allora, questo è diventato un mio carissimo amico. Nonostante abbia ancora la confezione, volevo fare una foto su Instagram e poi non ho avuto tempo.
È della serie dell'altro che ho su in questo momento aranciato, sono i blush smart della Kiko. Questo è il colore 11. Ragazzi, è bellissimo. Ha una scrivenza secondo me leggermente più bassa dell'altro, è un colore bello tosto. Adesso non so se riesco a farvi vedere uno swatch, ma poi in realtà sulla pelle mi piace un sacco. Non vedo l'ora di essere abbronzata e probabilmente ricambierò colore dei capelli perché lo rifarò ancora un pochino più bianco. Sentite, a me piace il bianco. E vabbè, ce ne facciamo tutti una ragione. Tutti mi dicono di no, ma io mi piaccio più col bianco che con il sabbia. E quindi mi sa che starà benissimo. Abbronzatura, effetto bianco, blush, non lo so, un bel rossetto secondo me bellissimo. Comunque lo sto già usando con i trucchi un pochino più rosati e non diciamo aranciati come questo. Aranciati, sì, questo è più mattone. Mi piace tantissimo, tantissimo, tantissimo. E poi arriviamo a due, beh, sentite, arriviamo a questo che è un toppone. Quello che ho su è il nuovo della Neve Cosmetics, si chiama il Dessert à la vraie. Oh ragazzi, non ho fatto francese, comunque si chiamano Dessert questa linea e sono bellissimi ragazzi. Il colore è Pink Donut e ha la caratteristica di essere un rossetto confortevolissimo e vabbè, il colore questo è quello che ho indosso, ha questo effetto qui. E ragazzi, sono confortevoli e durano un sacco. Ieri sera ci sono andata a cena, l'avevo ancora dopo la cena. Vabbè, ho mangiato cose non oleose, però fantastici, fantastici. Volevo prendere un altro colore, non so bene quale. Adesso vediamo, non devo esagerare. E poi arriviamo a Bijou Oggettistica. Questo è il famoso, ancora con l'etichetta, ma penso che diventerà il mio preferito perché è una cintura che ho preso da Mixery, che è un negozio che penso sia un franchising. È costata esattamente 10 euro. E mi piacciono le cinture con un sacco di buchi, belle colorate, che posso mettere d'estate, d'inverno e che non devo stringere e fare i buchi io. Adesso non voglio dire che ho il sovitino da Vespa, ma io non trovo mai una cintura che mi va subito bene, santa pazienza. Devo sempre fare questi benedetti buchi, io non ho la macchinetta, mi faccio aiutare da mio padre e bla e bla e bla. Questa mi piace tantissimo, mi piace molto sui jeans, su un bel vestito, bellissima. Quindi sono felicissima di questo acquisto, diventerà il mio preferito. E ultimissimi sono loro, me li avete già visti in altri video. E sono questi orecchini. Io adoro gli orecchini un po' grandi, mi piacciono con l'orecchino, secondo me completa anche il viso, il fatto di avere i capelli così particolari, eccetera. Mi piacciono un sacco. Li ho presi in un negozio della mia città e li ho pagati anche pochissimo, sono in metallo, penso. Sì, non è sicuramente argento, li ho pagati 12 euro e li adoro. Ci sono tutta una serie di gioielli bellissimi, molto grandi e io adoro, adoro anche gli anelli. Ultimamente li porto un po' meno perché con la bambina l'anello grande mi fa un po', faccio fatica, ho paura di farle del male. Però adoro il gioiello bello, bello evidente. Un tempo appunto portavo anche gli anelli molto, molto evidenti. Però ci sono anche dei ciondoli che mi piacciono tantissimo, quindi mi sa che rivisiterò il negozio. E questi erano i miei top, bella gente. Ditemi cosa vi piace in questo periodo, se vi va. Io volevo ringraziarvi perché abbiamo sforato i 100 iscritti. Io sono felicissima. Ragazzi, la vita è un casino, perché la mia vita è ancora un casino, come quella di tutti. Tutti abbiamo un sacco di problemi, un sacco. Pensieri, problemi, casini. Ho la fortuna di avere tante cose positive. Però, ragazzi, teniamoci sempre la passione e la gioia di vivere e teniamoci le cose positive, ma io ne ho veramente tante, ho tante persone positive, tante cose positive, una famiglia magnifica, ragazzi, ho cuore di cipria, sono felice. E niente, se vi va iscrivetevi, attivate la campanella, condividete e ditemi i vostri preferiti del periodo. Io do sempre questo bacio così perché ho paura di mancare. Guardate, facciamo così, così mi tato le mani. Ciao bella gente!